che tu non hai capito niente. Gaia è la cosa più bella della mia vita, però io esisto ancora, cazzo. E per correre dietro a lei, e correre dietro al lavoro, a un certo punto mi manca l'aria. Sono tutti iperstressati e sull'orlo di una crisi di nervi, genitori quasi perfetti che la regista Laura Chiossone porta sullo schermo dal 29 agosto. Protagonista è Anna Foglietta, mamma single che organizza una festa per il figlio di 8 anni che diventa anche un confronto-scontro tra genitori. La regista spiega. Ognuno tende a interpretare un ruolo, una facciata, no, del genitore perfetto, mettendosi in certa competizione con gli altri, neanche tanto velata. E quindi è nata l'idea di fare una commedia dove usiamo questi personaggi, perché alla fine si diventa un po' dei personaggi, no? Come genitori oggi, e ci divertiamo a fare esplodere le tensioni neanche tante sotterranee che tutti noi conosciamo delle riunioni di classe, delle feste di compleanno, no? Anna Foglietta rivela. Mi sono trovata spesso in quelle situazioni delle feste, però io sono una di quelle che ama fare le feste. Io faccio le feste a casa, io non vado nelle ludoteche, non vado nei posti affittati, non chiamo l'animatore, ma sono una di quelle che fa le feste a casa come faceva la mia mamma, preparo io le tartine, le pizzette, le cose. Mi ricordo che una volta proprio Edoardo Leo mi disse, ma chi te lo fa fare? Diciamo che il genitore è più attento a vedere la reazione che il suo comportamento provoca negli altri genitori piuttosto che vedere o pensare a quale potrebbe essere la reazione sul figlio. I figli sono, diciamo, una sorta di appendice. In quell'appartamento dall'iniziale diffidenza si arriva quasi a una resa dei conti fra mamma e papà, mentre i figli giocano con l'animatrice. Paolo Calabresi e Lucia Mascino formano una coppia vegana, salutista, ossessiva. Marina Rocco è la mamma un po' svampita e forse un po' pentita, Elena Radonicic la mamma omosessuale. E quest'ansia da prestazione probabilmente deriverà anche dal fatto che uno non si sente mai abbastanza. Essere genitori credo che sia la cosa più difficile che esista. Questa battaglia continua di mostrazione è molto faticosa. Infatti, e quello che fa male ai bambini. Ripensando al film, io vedo la grande fatica di tutto questo, proprio questa questi messa personaggi in scena, una messa in scena proprio. Che fatica, questo pomeriggio che passano lì è faticosissimo. Sì, e anche i bambini, devo dire, assorbono abbastanza in questa festa. E poi vabbè, c'è la sorpresa di come loro ci guardano, anche questa è una cosa molto bella del film. Io ho capito che sarà molto molto difficile fare peggio di quello che avete fatto voi con i vostri figli.